Andiamo a Morciano. Esatto, e rimaniamo sempre a parlare con un amministratore, perché ieri è arrivata una nota da parte del comune di Morciano che riguarda la residenza sanitaria per anziani Gli Ulivi. Partiranno dei lavori di manutenzione straordinaria per 317.000 euro, ma quello che forse sarà bene col nostro ospite ripercorrere è un po' la storia, in modo particolare della gestione di questa RSA, perché in proposito ci sono state negli anni anche alcune discussioni, e perché si tratta di una struttura che è stata gestita per una decina d'anni da parte dell'Unione Valconca. Ma abbiamo in collegamento telefonico il nostro ospite. Esatto, proprio così salutiamo il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, ben trovati a tutti. Grazie anche a lei, buona giornata. Sindaco, ieri avete annunciato con una nota che in qualche modo l'amministrazione ha rotto gli indugi e ha deciso di intervenire in prima persona per questi lavori che non potevano più attendere alla RSA Gli Ulivi, che ricordiamolo ospita una quarantina di anziani non autosufficienti. Però forse è importante, al di là di questi insomma finanziamenti che avete messo, come si è arrivati a questo punto? Sì, perché c'è una storia un po' complessa dietro questa RSA. Questa purtroppo è una di quelle questioni che si scrive in quello che ormai conosciamo come cose all'italiana, mettiamola così. E questa RSA, questa residenza sanitaria assistita, nasce a Morciano sulla base di un contributo dato dalla Regione Emilia-Romagna all'Unione della Valconca all'inizio degli anni 2000. Credo che sia stata inaugurata nel 2008, più o meno, ecco. Cosa succede? Che in Italia va da sé che quando chiunque realizza una costruzione ha la necessità di avere un titolo edilizio, un permesso di costruire, il quale titolo edilizio prevede appunto la realizzazione dell'immobile, ma anche di tutto ciò che è necessario esternamente, parcheggi, strade, verde pubblico e quant'altro. E poi qui si è, diciamo così, individuato un problemino, nel senso che nel momento in cui l'Unione della Valconca ha realizzato questa struttura non ha rispettato il permesso di costruire, e la norma, la legge, prevede che chi non rispetta i titoli edilizi sia soggetto alla, tra virgolette, espropriazione dell'opera realizzata abusivamente. Quindi il comune nel 2015 ha comunicato che l'opera era stata realizzata in difformità ai titoli edilizi e ha acquisito a patrimonio del comune di Morciano questa struttura con queste 40 persone ospitate. Quindi questa è proprio la premessa velocissima. Ma che cosa aveva fatto l'Unione? Molto semplicemente. Non sono a tutt'oggi stati realizzati i parcheggi pertinenziali, quindi la struttura non è dotata dei parcheggi pubblici previsti dalla normativa vigente sostanzialmente, e in più anche nel momento in cui sono state realizzate le cosiddette opere di urbanizzazione primarie, anche una strada di accesso non è stata realizzata, quindi diciamo che è mancante delle urbanizzazioni primarie, quindi vuol dire che tutto il servizio viene realizzato utilizzando le aree pubbliche del comune di Morciano, che invece da un punto di vista della normativa vigente si prevede che ad area costruita corrispondano servizi pubblici dedicati a quell'area costruita. Quindi di fatto la RSA sarebbe mancante di tutti gli standard di urbanizzazione che sono previsti dalla legge regionale. Non erano stato fatto per mancanza di denari, perché cosa, sindaco, ecco, ricostruendo un po'. Perché questo credo che forse sia proprio quello che va accertato. Però intanto allora, l'idea che si è fatto il sindaco prendendo in mano questa cosa. No, questa è una di quelle cose davvero che se uno non le prende di petto rischia davvero di incontrare il gabibbo prima o dopo. Probabilmente, come la vedo io, ci fu a suo tempo, quindi parlo davvero di 15 anni fa a questo punto, 10-15 anni fa, sicuramente il tema economico-finanziario. In più, probabilmente anche la disponibilità delle aree, nel senso che la RSA è stata costruita appunto su un'area che addirittura parzialmente era del comune di Morciano di Romagna, che è stata ceduta all'Unione proprio per la realizzazione di questa RSA. Attorno a quest'area c'erano e ci sono tutt'oggi delle aree scoperte che avrebbero dovuto, secondo il piano regolatore di Morciano, mettere in connessione questa struttura con la viabilità pubblica. Bene, questa strada non è stata realizzata.
Contestualmente, come dicevo, c'è la necessità di realizzare gli standard di parcheggio che vengono previsti in termini percentuali sulla superficie realizzata in edificato. Anche qui credo che l'Unione della Valconca non abbia mai proceduto non solo ad acquisire il terreno per fare questi benedetti parcheggi, ma anche non abbia mai proceduto a fare neanche la progettazione e la richiesta al comune della realizzazione di queste opere di urbanizzazione. Se non che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Morciano in più tempi, in più anni, ecco, ha sollecitato la realizzazione di queste attività, di queste opere che non sono mai state realizzate, a questo punto non è che ci si possa mettere d'accordo, a questo punto scattano le normative di legge. Se tu, privato o pubblico che sia, le prescrizioni del piano regolatore, le prescrizioni della legge urbanistica regionale, la realizzazione dei parcheggi pubblici, la realizzazione delle strade pubbliche, non le realizzi così come ti è stato detto nell'ambito del permesso di costruire, compi un abuso edilizio. E allora la legge, anche da questo punto di vista, è molto chiara. L'abuso edilizio si conclude in due modi: o abbatti e ripristini i luoghi, oppure il comune può individuare l'opera di interesse collettivo e acquisirlo a patrimonio del comune. Come è stato fatto nel 2015, giusto? Così come è stato fatto nel 2015. Quindi il comune ha acquisito a patrimonio questa struttura. Se non che questa struttura è stata costruita così bene che già nel 2013 il soggetto gestore aveva incominciato a comunicare all'Unione della Valconca che c'erano problemi strutturali, quindi che il costruttore non l'aveva realizzata così ad opera d'arte. Esattamente. E che quindi lui stesso gestore aveva avuto la necessità nel tempo di compiere dei lavori di manutenzione straordinaria ed altri li chiedeva all'Unione della Valconca. Se non che l'Unione della Valconca non ha mai risposto, non ha mai fatto alcun lavoro di manutenzione straordinaria che generalmente compete al proprietario, non compete al gestore di un immobile. E quindi nel 2015, quando il comune di Morciano si è trovato tra capo e collo la proprietà di questo immobile, si è trovato sì la proprietà, ma si è trovato anche contemporaneamente una situazione, diciamo così, di gestione, di manutenzione un pochino approssimativa, ma con le risorse che aveva aveva incominciato un attimino a introdurre, ecco, queste manutenzioni. Se non che nel 2017, quindi arriviamo ai giorni d'oggi, esatto, tra il 2017 e 18, quindi diciamo dicembre, gennaio 17, gennaio 18, la struttura ha incominciato a far vedere proprio, diciamo così, a mostrare i segni. Ecco, qualche ruga di troppo, la mettere qualche ruga di troppo. Nuova, non si poteva più aspettare, quindi, con questo Purtroppo è un bambino invecchiato presto, ecco, mettiamola così, quindi un giovane invecchiato presto. Quindi ci sono stati sopralluoghi da parte dei tecnici, in modo particolare io stesso ho chiesto ai dirigenti dell'ASL di fare una verifica al fine di verificare se anche da un punto di vista del microclima e da un punto di vista dell'agibilità dell'immobile fossero nel tempo mantenute le condizioni di minima, e il medico di riferimento, che è il dottor Borgognoni dell'azienda ASL Romagna, ha certificato che sì, ancora la struttura manteneva i requisiti igienico e sanitari e di agibilità, però era evidente che c'erano alcuni problemi che andavano risolti velocemente. Faccio alcuni esempi: la risalita dell'umidità dal terreno, che ha di fatto sgretolato, diciamo così, completamente tutta la parte relativa ai percorsi del corridoio, in qualche caso anche alcune stanze sono proprio lese da questa umidità di risalita. Il tetto non è mai stato rivisto, è un tetto fatto in guaina, quelle nere,
tipo catramata, di catramata, esatto, non mi veniva la parola, e pertanto, sa, dopo 15 anni non gli fai niente, anche queste guaine catramate cominciano a seccarsi e incominciano a fare entrare l'acqua. Però sindaco, mi permetta di dire una cosa, sì. Se fosse stato un privato che 10 anni fa gli hanno dato la casa nuova, gli avrebbe fatto causa. Esatto, cioè, io gliel'avrei fatta. Di dire che non è un lavoro, come se la spiega lei, cioè l'umidità che entra, ci stanno delle persone anziane. Ma mica finita lì, perché c'è l'umidità che sale dal terreno, piove dal tetto. Cioè, non stiamo parlando di una struttura che ha 50 anni. Brava, piove poi comunque tetto, una struttura sensibile, visto anche chi ci sta all'interno. Assolutamente. E l'area esterna del giardino in qualche modo vede una certa abbassamento, diciamo così, delle quote e dei livelli. Vado a sé che a casa nostra avremmo fatto causa al privato che ha realizzato l'opera, per intenderci. E la causa al privato che realizza l'opera va fatta entro il decennio successivo alla consegna dell'immobile stesso. Ecco, quindi questo decennio si è concluso. E non ci sono più i margini, abbiamo capito. Ma sindaco, quando fa partire questi lavori? E soprattutto è da spiegare anche dove avete attinto anche a questi finanziamenti, a queste risorse. Ecco, domanda meravigliosa. L'Unione della Valconca, quando inaugurò questo immobile, lo diede in concessione e l'Unione della Valconca ha incamerato e in camera tuttora qualche cosa come 150.000 euro all'anno di locazione. Quindi in 10 anni di apertura della struttura c'è stato un introito da parte dell'Unione di 1,5 milioni di euro, che tranquillamente parte di questo avrebbe potuto essere utilizzato al fine di fare manutenzioni straordinarie del caso. Se non che nel 2015, appunto, quando il Comune acquisisce patrimonio questo immobile, nulla riceve dall'Unione, perché il contratto che lega la struttura al soggetto gestore è intestato in capo all'Unione, e quindi il soggetto gestore ha continuato e continua anche oggi a versare il proprio canone all'Unione della Valconca, che quindi introita 150.000 euro l'anno. Cosa dice la legge? Dice la legge: guarda Comune, se tu acquisisci a patrimonio pubblico un immobile abusivo, hai diritto a pretendere quello che si chiama una indennità di occupazione. Cioè, in realtà l'immobile è il tuo, ma te lo stanno usando questi altri ti devono dar qualcosa. Quanto ti devono dare? Anche qui la legge parla molto chiaro, bisogna fare una valorizzazione dell'immobile e sulla base del valore si può decidere un certo percentuale di questa indennità, che nel caso del Comune di Morciano, proprio perché l'Unione è un ente pubblico, proprio perché c'era tutta la volontà di dire sta cosa che è nata poco bene, comunque sia, bisogna sistemarla nel più breve tempo possibile. Anche perché, sindaco, se non sbaglio, voi ci siete nell'Unione, no? Come, certo, cioè, siamo, perché riparliamo sempre come un ente terzo, ma in realtà voi siete dentro anche noi al la consideriamo la consideriamo molto ente terzo, perché uno diventa terzo nella misura in cui non vuole essere secondo, cioè nella misura in cui vedi che non hai possibilità di infatti di ne parla di con un certo distacco di quest'Unione, no? Perché Anche con una certa stanchezza, perché come dico, nel momento in cui persone o istituzioni in questo caso si mettono insieme per far funzionare i servizi meglio e poi verifichi alla fine della giornata che non è così, allora ti fai molte domande, allora dico, ma il mio tempo serve, i cittadini serve, abbiamo migliorato qualche cosa. Questo tema della RSA è proprio emblematico. Scusi, emblematico, ho interrotto il suo percorso, andava verso a dire chi i soldi ce li mette. No, è emblematico, quindi adesso come adesso cosa succede? Quindi il Comune, nella seconda metà dell'anno scorso, ero stato io da poco eletto sindaco, ha fatto gli atti funzionali alla possibilità di ottenere questa indennità risarcitoria, che è stata calcolata in circa 75.000 euro l'anno. Quindi all'Unione della Valconca abbiamo mandato il conticino alla fine dell'anno scorso, 2017, e quindi quest'anno 2018 l'Unione della Valconca ha pagato al Comune di Morciano questa indennità risarcitoria, che complessivamente ad oggi sono circa 150.000 euro
per gli anni trascorsi, 16-17 sostanzialmente, quindi pagheranno altri 75.000 euro circa per il 18 e dovranno pagare un po' meno di 75.000 euro nel 2019 perché il contratto con il gestore scade il 30 di settembre del 2019. Se voi fate le somme di queste cifre che io vi ho dato, tornano esattamente quei circa 350.000 euro che il comune mette a disposizione di fatto dell'ufficio tecnico al fine di attivare i lavori, cioè spendiamo come manutenzione straordinaria l'esatto quantitativo di quanto il comune introita dall'indennità risarcitoria che l'Unione della Valconca mi deve sembra, pagare. Sindaco, che lei abbia spiegato molto bene. Mancano i tempi, quando è iniziata a fare il cantiere? Allora, guardate, e se le persone possono rimanere dentro mentre ci lavorate? Le persone possono rimanere. Allora, come, allora, anche qui disastro sul design, nel senso, quando è venuta fuori tutta questa questione, quindi alla fine dell'anno scorso, contatti, unione, mettiamoci d'accordo, facciamo, incrociamo, accordi, bla bla, finché alla fine dei conti non si è ridotto praticamente assolutamente nulla, tant'è che a marzo di quest'anno 2018 l'Unione dice non siamo disponibili a fare nessun accordo, aspettiamo che il Consiglio di Stato decida se avete ragione voi o abbiamo ragione noi circa la proprietà dell'immobile. Questa è un po' la posizione dell'Unione. Cioè che a quel punto abbiamo incontrato per più volte sia il distretto sociosanitario di Riccione che l'ASL, e come avrete visto nel comunicato siamo riusciti nel corso di quest'estate, quindi veramente a sprombattente, da una parte a fare i progetti, dall'altra parte a utilizzare i tecnici dell'ASL, quindi con costi veramente molto limitati, giusto il rimborso spese di questi architetti e ingegneri che sono venuti l'antivigilia di Ferragosto, ancora mi ricordo, per la prima volta a Morciano a verificare questa struttura. Quindi approvata la delibera che è di ieri, il progetto definitivo esecutivo è già in itinere, già approvato, tant'è che ieri stesso, perché la delibera è di lunedì, ieri stesso martedì l'ufficio tecnico ha richiesto alla centrale unica di committenza, che è sostanzialmente l'ente che deve mettere i bandi di appalto, di attivare l'appalto. Quindi vuol dire che se tutto va bene i lavori già potranno incominciare entro quest'anno per concludersi entro marzo. Io farei l'antivigilia di Natale, perché secondo me porta bene l'antivigilia, insomma, non so. Comunque, ecco il tema delle 40 persone che stanno lì. Allora, la struttura è costituita da due ali sostanzialmente, quindi c'è la possibilità di lavorare su un'ala della struttura mantenendo l'altra ala aperta e viceversa. Quindi c'è, ecco, la possibilità sostanzialmente con qualche movimento interno, anche perché ci sono delle camere lì. Di non arrecare troppo disagio agli anziani. No, il minimo possibile, anche perché queste non sono persone che sono autosufficienti, certo. Quindi creeremo problemi alle persone stesse, alle famiglie che probabilmente non saprebbero a questo punto come accudire meglio queste stesse persone. Quindi bisogna usare molta intelligenza, molta disponibilità da parte anche del personale dipendente, sapendo benissimo che questa è una di quelle cose che tu devi fare senza soluzione di continuità. Cioè non puoi dire guardate che siccome devo fare quel lavoro lì portatevi a casa il vostro parente, ce lo riportate per me. No, queste cose non si possono fare, quindi ecco, da questo punto di vista questo è fondamentale. Beh, sembra una rassicurazione anche per le famiglie, tranquilli. Insomma,